Il rinnovo del protocollo sottoscritto lo scorso anno dal Comune con l'Unione degli Istriani è per la prima volta una mostra dedicata a Foibe ed Esodo, l'epilogo degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia. Così la città di Sondrio ha dato il via alle celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo, che venerdì alle 11:30 vedrà la cerimonia commemorativa al Parco della Rimembranza. Proprio perché abbiamo molti cittadini che arrivano da quei posti, hanno vissuto nei campi profughi e poi si sono trasferiti a Sondrio, abbiamo cercato di instaurare e di commemorare già da molti anni quello che è il giorno del ricordo e tutto quello che ne consegue. Quindi per noi è importante avere ampliato notevolmente la collaborazione con l'Unione degli Istriani, ci ha permesso quest'anno, dopo altre manifestazioni che abbiamo già fatto, di attraverso questa mostra raccontare a tutti coloro i quali sentono di avere qualche cosa da dare a questi italiani, diciamo un decoroso riconoscimento per quei tempi. Quest'anno siamo riusciti a organizzare questa mostra che arriva direttamente dal Museo di Carattere Nazionale di Patriciano, che è un centro di raccolta profughi che c'è vicino a Trieste. È una mostra itinerante, rappresenta un po' e cerca di spiegare quello che è stato l'esodo e la raccolta appunto di tutta la gente che veniva dall'Istria, dal Fiume, dalla Dalmazia in questi centri di raccolta. C'è chi è nato in questi centri e poi ne è uscito che era già adulto, quindi è una storia che si è portata avanti per parecchi decenni, insomma. Il giorno del 10 febbraio è stato scelto come ricorrenza del Trattato di pace del 47. È importante portare avanti e ricordare appunto questi avvenimenti perché riguardano una parte della nostra nazione, una parte dell'Italia che è stata nel tempo difficilmente conquistata con 650.000 morti nella prima guerra mondiale e che poi dopo è stata persa durante il secondo conflitto mondiale. E oltre alla sconfitta c'era appunto questo dramma di tutte queste persone che hanno dovuto lasciare la propria terra natia per una repressione da parte purtroppo di un altro regime, il regime comunista di Tito, che poi ha perseguitato queste persone ovviamente con atti di infoibamento e ha creato quel terrore che poi è sfociato in una vera e propria pulizia etnica.